sono Caterina Altamore, sono un'insegnante precaria che da 14 anni lavora nel mondo della scuola. Sono qui a Roma perché ho deciso di lottare per la scuola pubblica statale, ma non tanto come insegnante che sta perdendo il posto oppure che ce l'ha ormai al nord e ha lasciato la sua Sicilia, ma perché penso che la scuola statale è un bene di tutti e per questo va difesa in tutti i modi. Io dopo 3 anni insieme ai miei colleghi di lotta, abbiamo fatto di tutto, abbiamo deciso di dare un aiuto in più, e cioè la nostra vita, mettere a rischio la nostra vita per aiutare la causa. Siamo venuti io e Giacomo qua a Roma da Palermo e abbiamo deciso di chiedere intanto un incontro con la Gelmini e abbiamo chiesto di parlare con lei in maniera ovviamente civile, non siamo terroristi, quindi volevamo un dibattito con lei pubblico e che vorremmo spiegato da lei in che cosa la sua riforma aiuterà la scuola e farà diventare questa scuola di qualità, perché vorremmo capire come mai 8 miliardi tolti alla scuola possono fare diventare una scuola di qualità. Un'altra iniziativa che abbiamo fatto, abbiamo scritto un patto, una disponibilità con il mondo politico che verranno qui a darci solidarietà, perché abbiamo pensato che tutto questo non diventasse un modo per fare passerella da parte dei politici, ma vogliamo un impegno serio anche se simbolico, e finora devo dire sono venuti molti politici che hanno accolto questa iniziativa dandoci anche dei consigli su come, e noi ovviamente abbiamo chiesto un impegno veramente serio, perché la scuola non deve essere un argomento di serie B, la scuola deve essere al primo posto di ogni discussione, perché se non si investe sulla cultura ovviamente non possiamo investire neanche sul nostro futuro. Io lo dico come docente, ma lo dico come mamma. Ecco perché con Giacomo abbiamo detto di spostare il discorso a Roma, perché è un discorso nazionale, è un discorso che riguarda la nazione, e allora noi aspettiamo tutta la società civile, genitori, dirigenti, nonni, qui nella nostra piazza a Montecitorio, per fare capire che qui non c'è gente che abbassa la testa e che accetta tutto come se le cose non ci pesano. Per noi è un peso, e la scuola pubblica deve diventare la scuola di qualità, ma non solo la scuola pubblica, parliamo di scuola, di università, perché qui ci sono stati studenti universitari, ci sono stati ricercatori, perché investire sulla conoscenza, sulla cultura deve essere il nostro obiettivo. Ecco perché chiedo a tutti e tutta la società civile di partecipare, che non è solo la nostra lotta, non è solo la lotta dei precari, è la lotta di tutti quelli che credono che investire sul futuro può essere soltanto un bene civile. Difendiamo i nostri diritti, e sono scuola, università, lavoro, perché è scritto nella Costituzione, sono diritti costituzionali e dobbiamo crederci, dobbiamo sperare, non dobbiamo dire non c'è niente da fare, ormai non ci sono tutti uguali, non è così, dobbiamo chiedere a gran voce che vengano veramente rispettati i nostri diritti. Grazie.